Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi stiamo andando a fare la recensione finale del Wiko Plume, un dispositivo sicuramente interessante. Ricapitoliamo brevemente quali sono le caratteristiche principali dello smartphone che abbiamo già avuto modo di vedere in unboxing, ma le andiamo a ricapitolare. Troviamo uno schermo da 4,7 pollici IPS TFT da 800x480 pixel per 199 ppi totali. Il processore è il quad-core di MediaTek MTK6582, un processore da 1,3 GHz, direi classico per i prodotti dual SIM. Fotocamera anteriore da 2 megapixel, posteriore da 5 megapixel con flash LED. Nel frattempo ci vediamo anche la parte posteriore. 1 GB di RAM, 4 GB di memoria interna, possibilità di inserire due SIM all'interno, una in formato micro, una in formato standard, più di espandere appunto la memoria tramite micro SD. Connettività Wi-Fi, 3G, Bluetooth e GPS. All'interno Android in versione KitKat 4.4. Direi quindi che è tutto per quanto riguarda un review delle principali caratteristiche, per il resto vi rimando all'unboxing. Detto questo, partiamo a parlare proprio del dispositivo. Parliamo subito di parte, diciamo, messaggistica e telefonica. Andiamo a fare una chiamata, come facciamo sempre. In questo caso, la vado a fare vediamo un po', facciamo il 119, dai, facciamo 119. Ho anche una SIM Wind. Questo è il tasserino numerico di Wiko. Vado a proteggere i miei numeri, altrimenti, perché c'è la ricerca rapida in rubrica, vedete, mi fa scegliere quale voglio utilizzare, scelgo Team e vado a effettuare la chiamata. Mettiamo il via voce. Per la configurazione del tuo smartphone, tanto cosiddetta 4G LTE 3 in 1, per ogni altra esigenza 3 in 2. Allora, direi che può bastare così. Dicevo, per quanto riguarda l'audio, l'audio non è molto alto, non è di grandissima qualità, le chiamate in via voce fanno un po' di fatica ad essere fatte, bisogna essere in un posto davvero super silenzioso per riuscire a farle. Quindi, come dire, un audio rivedibile su questo Wiko Bloom. Detto questo, andando invece a vedere un po' la parte messaggistica, andiamo in messaggi, proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Eccoci qua. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di inviarlo con la SIM 1 o la SIM 2 in base a quello che andiamo a selezionare. Proviamo la tastiera è buona, non ci sono grossi problemi. Il touch forse non è il massimo massimo, ma comunque è di buona qualità, quindi riusciamo lo stesso a scrivere abbastanza bene. Tocca per salvare, ci fa praticamente salvare in dizionario. Poi qui abbiamo la possibilità anche di selezionare la touchpad, quindi alcune vedete, messaggio, skin, le varie impostazioni della touchpad, oppure qui abbiamo la possibilità di cambiare il dizionario, qui di fare invece una dettatura vocale, qui invece le varie opzioni taglia, copia, incolla, elimina, seleziona, qui invece l'autorizzazione tweet. Insomma, per andare a utilizzare Touchpal con Twitter e quindi a prendere anche da Twitter, insomma, questo è quanto. Benissimo, quindi poi qui a destra e sinistra invece la possibilità di inviare con una SIM o con l'altra. Per quanto riguarda invece le email funzionano bene, non ci sono grossi problemi, facciamo anche download restante. Devo dire che ho abbastanza fatto presto nel mettere sia la mia mail Yahoo sia quella di Hotmail rapidamente, sono configurate senza grossi problemi, invio e ricezione sono buone. L'unico problema che si ha è questo, cioè il non resize, potremmo dire, della mail. Qui bisogna andare a destra e a sinistra per riuscire a leggere tutta quanta la mail, purtroppo. Andiamo a parlare di fotocamera, di questo Wiko Bloom. Andiamo ad avvicinare il dispositivo. Vi ripeto, 5 megapixel per quanto riguarda la camera.
abbiamo la possibilità di registrare anche video in full HD. Sequenza degli scatti, si può scegliere la dimensione dell'anteprima, l'ISO, l'autoscatto, l'allineamento dei volti. Poi si può andare qui per andare appunto a scegliere la foto normale con l'HDR, con la panoramica, con il sorriso oppure per una scena di paesaggio. Qui si possono andare invece a scegliere cinemagrafo, gomma, insomma si vanno a mettere degli effetti. Poi qui si va a scegliere il flash, di là invece si va a scegliere la fotocamera principale o secondaria. Detto questo, andiamo a vedere un po' le foto che scatta questo Wico Bloom. Allora, il dispositivo realizza delle foto che per costare 129 € non sono malvagie, sono delle foto, diciamo, abbastanza buone. Infatti, il Wico Bloom, oltre ai 5 megapixel di camera, presenta anche il flash. Non sempre è presente il flash LED in dispositivi che sono così, diciamo, economici. Invece è presente e vedete, riusciamo a realizzare delle foto notturne che non sono eccellenti. Troviamo un po' di rumore video, un po' di pixel leggermente impastati, ma comunque si riesce a fare uno zoom bello, buono e, tolto qualche piccola imprecisione, qualche piccolo errore digitale, devo dire che comunque la foto è di discreta qualità, sicuramente sufficiente, ecco, ed è già tanto per, ripeto, un dispositivo di questa categoria di prezzo. Le macro vengono discretamente bene, non eccezionali, ma discretamente bene. La foglia si vede abbastanza bene, anche quest'altra. Vedete, ho fatto la classica foto al rubinetto che è fuori. Devo dire che riesco a vedere anche abbastanza bene la vite, insomma, delle foto che comunque mi hanno colpito e sorpreso. Mettiamola così, anche questa foto direi che è abbastanza buona. Mi sarei aspettato, ecco, molto molto peggio da una fotocamera di un entry level come questo Wico Bloom, quindi sono comunque soddisfatto. Direi che come foto generale potrei dare un 6 e mezzo, 7, ma direi 7. Mi sembra anche giusto dare 7 su questa sezione, anche perché ho realizzato un video che non mi fa impazzire, ma comunque anche questo è più che sufficiente, quindi direi tutto bene anche in questo caso. Alzo il volume non Ora altissimo. stiamo facendo la prova di come realizza i video il telefono, risoluzione massima, la Full HD, vediamo un po' quindi come va lo zoom, direi che sgrana particolarmente, se andiamo al massimo, torniamo quindi indietro, proviamo un po' anche di cambiamenti luminosi, direi che se la cava abbastanza bene a quel punto di vista e proviamo a chiudere allora su qualcosa di più ravvicinato, come sempre per vedere quindi la messa a fuoco. Vediamo un po' di chiudere qui. Ok, niente male. Bene, quindi ho fatto vedere tutto il video, ripeto, un video che sinceramente mi ha convinto, ecco, mettiamola così. Ripeto, una qualità discreta della fotocamera, un 7. Detto questo, su AnTuTu il dispositivo raggiunge un punteggio, bah, non eccellente e non malvagio, direi un punteggio discreto. Raggiungiamo quasi i 20.000 punti. Direi che questo è un punteggio quasi standard per i dual SIM che montano questo MediaTek. E un. Ok, scusate, ho sbagliato. Volevo farvi vedere il ranking. Un ranking che sicuramente lo pone all'ultimo tra i vari dispositivi, ma comunque, ripeto, per l'utilizzo giornaliero non è malvagio questo Wico Bloom, grazie anche al si singolo, ma comunque buon gigabyte di RAM. Alcuni ho visto anche con 512 megabyte in questa fascia di mercato. Andiamo ad attivare la geolocalizzazione, è attiva, così vediamo anche un pochino il GPS. Facciamo partire subito. Nel frattempo che ci sentiamo, anzi, che ci sentiamo, che aspettiamo che il GPS si agganci per vedere un pochino come se la cava nell'aggancio, vi dico che non mettiamo su un aggancio. Ah, mi dice che, scusate, scusami, mi dice che il GPS è disattivato. Scusatemi, non mi ero accorto. Probabilmente si è attivato automaticamente ok, ora si è attivato. Invece non mi aveva capito il toggle che era attivo, ma in realtà non l'aveva capito. Qualche volta si vanno ad attivare i toggle, ma mi è capitato che non sempre vengono, come dire, in realtà attivati. Quindi fate un po' attenzione, come è successo questa volta in diretta con il GPS. Era segnato attivo, ma in realtà non lo era. Detto questo, invece,
Vi stavo parlando di batterie. L'Ugo Blue monta una batteria da 2000 mAh che garantisce, devo dire, un'autonomia soddisfacente, perché il dispositivo riesce a portarci senza grossi problemi, con un uso abbastanza forte del prodotto, fino a cena e anche oltre. Sono arrivato anche a tarda serata senza grossi problemi, con ancora un 10% di batteria rimanente. Quindi devo dire che non ci sarà, come dire, bisogno di attivare risparmi energetici o quant'altro. D'altronde non ci sono nemmeno risparmi energetici attivabili all'interno del dispositivo, perlomeno nativamente, quindi bisogna installare in quel caso altre applicazioni esterne. Detto questo, il GPS, come avete visto, si è agganciato abbastanza rapidamente. Fuori casa anche più o meno mi ha convinto, alle volte si è avuto qualche leggero problema, alle volte no, quindi direi comunque un GPS discreto. Dal punto di vista invece della versione software di Wiko, direi che non ci sono grosse personalizzazioni, anzi direi che sostanzialmente è quasi Android stock. Andiamo nelle impostazioni, non ce le ho qui, ce le ho qui, ok. Dicevo, monta Android 4.4.2, lo andiamo a vedere subito. KitKat, eccolo qua. Non dico proprio l'ultima versione, ma quasi una delle ultime, quindi anche questo è buono. C'è la retroilluminazione dei tasti, c'è anche il LED di notifica. C'è il programma accensione e spegnimento, quindi per svegliarci con telefono spento. Ci sono anche le smart gesture. Io ne ho attivata solo una, vi faccio vedere questa, ma in realtà c'è anche disattivo il suono, c'è il modo altoparlante, c'è la risposta via il sensore, c'è il chiama via il sensore, c'è attivare lo schermo via il sensore, screenshot via il sensore, galleria della gestione, insomma, del sensore. Insomma, queste sono tante smart gesture, servirebbe forse anche un focus a parte per vedere tutte, ma sostanzialmente cosa fanno queste smart gesture? Vi faccio vedere. Se io ora voglio andare a sbloccare il dispositivo, posso farlo anche in questo modo. Vedete, me lo ha sbloccato, io non ho toccato lo schermo, ho semplicemente passato la mano davanti al sensore, lui capisce che è la mia mano e che quindi può sbloccare il dispositivo. Interessante su un telefono che costa davvero poco. Questa è un'introduzione interessante da parte di Wiko, si vede la mano del produttore che vuole dare un qualcosa in più al proprio cliente. Memoria interna è da 4 GB, in realtà gli effettivi sono 2.30. Naturalmente c'è l'espansione tramite micro SD. Si può scegliere anche il disco di scrittura predefinito tra micro SD e memoria interna, quindi nessun problema per installare più applicazioni, perché il tutto può essere fatto al meglio lì. Poi in gestione SIM si va qui, si può scegliere chiamata vocale su quale delle due SIM attivare, stessa cosa per la videochiamata, stessa cosa per i messaggi, stessa cosa per la connessione dati. Per quanto riguarda invece le applicazioni inserite da Wiko, direi che non ce ne sono tante, anzi direi pochissime. Abbiamo semplicemente l'aggiornamento di sistema, il resto ho messo tutto quanto io, il backup e ripristino, le cose da fare, il file manager. E già che abbiamo il file manager, abbiamo parlato di file manager, vediamo un po' se il dispositivo ci legge le chiavette. Facciamo sempre questa prova, la facciamo anche con il Wiko. La chiavetta si sta andando a leggere. Nel frattempo continuano ad arrivare un po' di notifiche qua, scusatemi. E devo dire che la cosa interessante è che vedete, questo Wiko Bloom, nonostante tutto, mi legge la chiavetta. Vedete, ho memoria USB esterna. Sappiate che non ho messo una micro SD sul telefono, anche se mi viene vista come micro SD. In realtà, quando clicco, questa è proprio la mia chiavetta, tant'è vero che se la stacco sparirà, vedete? E quindi il telefono legge anche chiavette. Devo dire che è una novità, anzi, più che una novità, una particolarità, una funzionalità molto interessante su un dispositivo che costa davvero poco. In genere non capita mai di avere su questi prodotti la possibilità di leggere chiavette o dispositivi USB. In questo caso c'è, e sicuramente un plauso a Wiko. Detto questo, andando ancora avanti, c'è il discorso sulla touchpal, c'è il discorso widget che andremo a fare subito dopo questa mia panoramica. Poi niente, abbiamo le varie applicazioni di Play, quindi Play Film, Play Edicola. C'è la nostra applicazione mobileOS.it,
L'app ufficiale del nostro sito, abbiamo qui praticamente la possibilità di vedere tutte quante le news, tutto quello che viene pubblicato sul nostro sito direttamente sulla nostra applicazione del telefono. Basta aprire e essere sempre informati sulla nostra applicazione e su quello che viene pubblicato sul nostro sito. Detto questo, dicevo, per il resto poi c'è poco altro, ma troviamo per esempio trasmissione FM, quindi anche la radio FM è presente su questo prodotto. Bene, a questo punto direi, come vi ho promesso, di andare sul browser internet. Togliamo un po' di cose, diamo l'ok. In realtà ho provato Chrome e anche il browser internet, ma in realtà poi tranne la prima volta, poi dopo ho sempre usato Chrome perché mi ha convinto leggermente di più. Faremo anche la prova di Chrome, così vi faccio capire entrambe le versioni, diciamo, di browser internet che sono presenti su questo Wiko Bloom. Bene, direi che ci siamo. Andiamo sul nostro sito mobileos.it. Ok, facciamo vai. Nel frattempo stressiamolo un pochino, apriamogli anche Repubblica. Ok. Gli chiediamo invece la versione desktop. Benissimo, infatti vediamo se è aperto il nostro sito. Sì, l'ha aperto, direi che è anche abbastanza fluido, non ci sono grossi problemi. Andiamo a vedere un pochino anche la repubblica.it, mi sembra anche qui che non ci siano grossi problemi, segue abbastanza bene il mio dito. Un po' difficile fare il resize su questo dispositivo perché non è molto comodo, perlomeno quando si va ad usare il browser stock. Apriamo un po' questa foto, scusatemi, questo articolo. Direi che ci siamo, ma lo zoom non mi convince, è un po' macchinoso. Andiamo sopra e sotto, qualche piccolo ritardino c'è, facciamo un doppio tap. Beh, direi che comunque ci siamo abbastanza sul doppio tap. Per quanto riguarda invece Chrome, ci andiamo subito, eccolo qua, c'era già il nostro sito aperto, andiamo su Repubblica. Vabbè, facciamo aprire la mobile, in realtà poi gli chiederemo il sito desktop. Insomma, con Chrome mi sembra andare un pochino meglio il dispositivo, proviamo ad aprire anche questo articolo. Riesce a fare un resize migliore del testo, è un po' più rapido, un po' più preciso, anche il doppio tap mi sembra più comodo, più rapido e più preciso. Secondo me Chrome va molto meglio. Bene, detto questo, volevo vedere con voi, innanzitutto di farvi sentire una bella canzone, così vediamo anche l'audio, visto che l'abbiamo visto in chiamata, ma non l'abbiamo visto invece per quanto riguarda l'ascolto della musica e di un brano musicale. Quindi apriamo Google Play, facciamo utilizzo standard, diamo il ok, perfetto, solita canzone. Volume massimo, eh? Suono viene un pochino bloccato, si è poggiato. Insomma, mi ha fatto ascoltare l'audio in silenzio, ma non mi è sembrato, come avete potuto vedere, un audio di così grande qualità. Dal punto di vista musicale, non è proprio il top questo prodotto. Andando invece in galleria, andandoci a vedere un pochino le classiche foto di test che vi faccio vedere, andiamo a parlare del display. Un display che probabilmente è la parte che mi ha convinto meno insieme all'audio per quanto riguarda questo dispositivo.
Questo perché abbiamo un display, ok, molto ampio e su questo siamo d'accordo, però è un pannello da 480x800 pixel e su 4,7 pollici sono forse un po' pochini. Abbiamo 199 ppi, che non sono tantissimi. E la definizione è un po' bassa. I pixel spesso si vedono, comunque se uno ha un po' l'occhio fino riesce a vederli. E insomma, per me che adoro display di una certa qualità, non è proprio il massimo. Però devo riconoscere che ciò nonostante non ne viene inficiato particolarmente, come dire, l'uso quotidiano su questo smartphone. Perché andando a vedere gli angoli di visione, questi sono comunque discreti, non abbiamo problemi. La riproduzione della gamma cromatica è comunque buona, i colori non mi sembrano spenti, mi sembrano, come dire, non sicuramente vivi o che uno schermo, come dire, che ci faccia, come dire, ci fa fare wow quando lo andiamo a vedere, per essere molto spicci. Però comunque riusciamo ad avere un display dalla discreta qualità, quindi devo dire che anche la classica palette di colori che vi faccio vedere alla fine non è male. Devo dire che solo la risoluzione mi ha poco convinto, che significa che alle volte magari dobbiamo avvicinarci un po' di più al dispositivo quando dobbiamo leggere uno scritto, oppure dobbiamo, come dire, fare uno sforzo superiore per cercare di non guardare i pixel che a volte si vedono. Detto questo, invece, parlando della luminosità, anche questa non è eccellente, diciamo sufficiente, perché sotto il sole ci permette una visione sufficiente del dispositivo, ma ci saremmo aspettati qualcosina di più. Però se la settiamo in automatico e al massimo funziona meglio rispetto a quando invece siamo in settaggio automatico. Manualmente invece si riesce a fare molto di più. Detto questo, parlavo sempre naturalmente della visibilità sotto il sole. Detto questo, andiamoci a vedere invece il classico video in full HD. Devo dire, buono il fatto che venga riprodotto senza problemi, anche spostandoci, vedete? Ok, c'è stato un piccolo errore, ma comunque il dispositivo ci segue. Vedete? Non ci sono problemi da questo punto di vista. E inoltre un'altra chicca: se premo questa cosa, ci fa praticamente vedere ci fa praticamente aprire il video in pop-up. Vedete? Ci ho messo un pochino perché non mi ricordavo bene come funzionava, l'avevo visto, ma ci va a vedere, vende il video in pop-up e quindi possiamo tranquillamente andare a fare dell'altro. Naturalmente il video può essere rimpicciolito oppure può essere ingrandito e abbiamo qui la possibilità di rimpicciolire o di ingrandire, qui di chiudere, quindi devo dire anche il fatto di aprire video in pop-up ci fa capire come il telefono abbia anche un certo hardware sotto per permettere queste modalità. Bene, direi che a questo punto abbiamo provato tutto perché abbiamo parlato praticamente di tutte le cose che in genere vi parliamo. Mi manca solo di giocare a GT Racing 2 e lo facciamo subito. Bene, il gioco sta partendo. Siamo pronti. Andiamo in gara. Ogni tanto qualche piccola difficoltà nel touch, ma è davvero minima. Sono io che magari sono un po' puntiglioso. Direi buona la partenza, senza grossi problemi. Abbassiamo un pochino il volume. Giocabilità buona, discreta, direi senza problemi, senza lag particolari. Si riesce a giocare, magari ok, non saremo al massimo della qualità della video, quindi della grafica, ma comunque il gioco riesce ad essere fluido e si può giocare senza problemi. Cosa dire allora di questo Wico Bloom? Un dispositivo sostanzialmente che costa davvero poco, 129 euro, si trovano anche delle offerte online.
E alla fine permette un po' di fare tutto, discrete foto, discreta navigazione web, discreta navigazione satellitare, buona giocabilità, buona diciamo esecuzione generale, buona fluidità generale, quindi complimenti a Wiko per aver realizzato un telefono che alla fine permette anche di inserire due SIM, di fare un po' tutto a un prezzo davvero eccezionale. Complimenti ancora una volta all'azienda francese per l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi dispositivi. Direi quindi che tutto per questa recensione del Wiko Bloom, ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Ciao!